Ciao a tutti cari amiche e amici della rubrica delle mamme, ci troviamo qui oggi per una puntata specialissima della nostra trasmissione, in quanto data la lontananza dei nostri cari e dai nostri affetti in questi giorni così difficili, vogliamo fare gli auguri di buona Pasqua a tutti voi che ci seguite e alle nostre famiglie, ai nostri amici vicini e lontani, attraverso questa puntata nella quale trasmetteremo una carrellata di auguri offerti dai nostri piccoli amici della rubrica delle mamme. Inoltre la nostra amica Paola, come di consueto dalla sua cucina, ci regalerà la ricetta del dolce più famoso della Pasqua, ovvero della pastiera. Ed ecco a voi gli auguri dei nostri bimbi e la nostra mitica Paola. A più tardi. Ciao a tutti, io sono Letizia. E io sono Anna. Un augurio speciale di buona Pasqua. Un augurio di buona Pasqua. Noi abbiamo deciso di restare a casa. Anche voi state a casa. Ciao a tutti, un bacio grande grande da Anna e Letizia. Che mangi, sonaggi e forse nascosta la felicità. Aprirelo piano, se no l'ho pesato. Gesù, vedo scappare, buona Pasqua. È Pasqua, ma che strana primavera. Tutti in casa fino a sera. Scuola ferma, nostalgia, la più bella che ci sia. Ma qualcosa posso fare? So cantare, disegnare, ho i miei libri da sfogliare, tanto tempo per giocare, mamma e papà posso aiutare. Per sconfiggere la noia, tiro fuori la mia gioia. Poi la Pasqua. Evviva, evviva, vuoi sapere quando arriva? Apri bene la finestra, sentirai campana a festa. Entrerà dentro il tuo cuore tanta pace, tanto amore. Auguri. Speriamo che il coronavirus finisca in fretta. Ciao! Cari amici, vi facciamo un augurio speciale. Cari amici, vi facciamo un augurio speciale. Che... Di una buona Pasqua. Di una buona Pasqua. E vi regaliamo una torta. Auguri da mamma e auguri da mamma e papà e Giovanni a tutti. In questo particolare momento della nostra vita, se potessi comandare, ordinerei subito agli scienziati di scoprire subito una medicina miracolosa per debellare il coronavirus. E la metterei come sorpresa in tutti gli uovi di Pasqua. Tanti auguri di buona Pasqua! Vola nell'azzurra primavera, una colomba bianca e sincera, reca nel becco un verde rametto, piccole foglie di olivo benedetto, danza nell'aria con le campane, fra trilli, canti e guizzi di fondana, annuncia festosa ad ogni bambino, porto la pace sul tuo cammino. Stringando il cielo appare più bello, anche il nemico diventa un fratello. Il vento? Il vento raccoglie i semi di amore e poi li sparpa in mezzo al prato. Ecco che nasce un nuovo fiore, profuma di pace tutto il creato. Sì.
rondini e fiori, rallegra la Pasqua di mille colori. Ma il dono più bello lo fa il Redentore, portando a tutti la pace nel cuore. Restiamo a casa, andrà tutto bene. Buona Pasqua a tutti! Il regalo migliore è la pace e l'amore. Una Pasqua a tutti, la Giulia. Andrà tutto bene. Ciao! Tantissimi auguri a voi bambini, a voi famiglie per questa Pasqua un po' speciale. Auguri! Auguri! Da Michele e poi da Suere. Nell'uovo di Pasqua, che mai ci sarà? C'è forse nascosta felicità? Apritelo piano, se no rapperà la dolce sorpresa, scappare potrà. Io resto a casa, voi restate a casa, buona Pasqua! I miei sogni, ho immaginato un grande uovo colorato, per chi era? Per la gente, dall'Oriente all'Occidente, pieno pieno di sorprese destinate ad ogni paese. C'era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza, l'altruismo, la bontà, gioia in grande quantità, tanta pace, tanto amore da riempire ogni cuore. Buona Pasqua! Gli auguri di questi bimbi sono davvero una gioia per tutti noi e ci rallegrano in questa giornata anche difficile per chi poi è lontano da tutti i suoi affetti. E ora passiamo alla ricetta della nostra amica Paola, che ci presenta la pastiera nella sua dolcissima versione con le gocce di cioccolato. A dopo! Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a casa mia. Oggi, in vista della Pasqua, vi proporrò la ricetta della pastiera, la mia versione. Spero che vi piaccia e spero che la proviate insieme a me. Ciao! Ingredienti per questa ricetta: per la pasta frolla avremo bisogno di 2 uova, 250 g di farina, 200 g di zucchero, 100 g di burro, potete sostituirla con margarina o anche con 100 g di olio di girasole, una bustina di vanillina e della scorza grattugiata di limone. Invece, per quanto riguarda il ripieno, avremo bisogno di 250 g di zucchero, 250 g di grano cotto, 250 g di ricotta, un poco di burro, 10-20 ml di aroma di millefiori,
200 ml di latte, un cucchiaino di cannella se volete, una scorza di limone, e o due uova grandi oppure tre uova medie. Nel frattempo mi sono portata avanti con la preparazione, ho messo in un pentolino il grano, metà del grano cotto del barattolo, poi ho messo il latte e ho messo della scorza di limone e un cucchiaino di cannella per chi vuole, altrimenti è facoltativo. Lo mescoliamo un pochino, giusto per amalgamare gli ingredienti, e accendiamo il fuoco sotto il pentolino, in modo tale che ogni tanto andiamo a mescolare, e questo composto dovrà in pratica restringersi fino a diventare una crema densa. Questo è il risultato della nostra crema di grano cotto. Adesso si deve solo raffreddare, vedete com'è densa. Nel frattempo mi sono portata avanti e ho preparato il panetto di pasta frolla che ci servirà per la pastiera. Io l'ho preparato con la planetaria, potete prepararlo anche manualmente, oppure per chi non avesse tempo o non vuole, diciamo, sporcarsi le mani, può anche acquistarla già bella e fatta. L'avvolgiamo comunque nella pellicola e la mettiamo a compattare in frigorifero per circa un'ora. Ecco qua. La nostra crema di grano è ormai raffreddata, quindi cominciamo la farcia per la pastiera. Io già ho messo, per questioni che sennò poi non mi posso muovere e con le mani, ho messo già nella mia ciotola il grano cotto e la ricotta setacciata, cerchiamo in qualche modo di farvi vedere. Ecco qua. La ricotta vi consiglio di prenderla, diciamo, un poco tirata, nel senso non con tanta acqua, altrimenti l'impasto viene acquoso. Allora ci aggiungiamo lo zucchero ed ecco qua, facciamo un pochino, vengo subito. Vedete, ci sono i bimbi che mi stanno chiamando. Mettiamo le uova e le facciamo incorporare nell'impasto. Ecco qua. E abbiamo aggiunto gli albumi d'uovo. Mescoliamo. Cerchiamo sempre di farlo assorbire tutto. E con una mano qua è un pochino un casino, però ci riusciamo. Ecco qua. Poi ci aggiungiamo 20 ml di, ecco qua, lo faccio ad occhio, ecco qua, posto. E infine io ci aggiungo le gocce di cioccolato che ho messo precedentemente in congelatore e quando le ho tolte le ho infarinate un pochino, in modo che nell'impasto, durante la cottura, non vanno sotto l'impasto. Però voi potete mettere anche solamente i canditi come di tradizione, oppure potete mettere tutte e due in modo tale che accontentate i grandi e piccini. A me per esempio i canditi non piacciono, quindi ho sostituito con le gocce di cioccolato. Ecco qua, questo è l'impasto pronto, l'impasto che la farcia che va all'interno della pastiera, e ci vediamo all'interno della pastiera. E ci vediamo tra un pochino per l'assemblamento della pastiera. Eccoci qua. Io già vi ho detto che mi sono portata avanti, perché altrimenti non posso neanche fare il video.
Comunque ho steso la pasta frolla e ho messo la farcia della nostra pastiera. Sopra metteremo le solite nostre strisce per dare la forma alla pastiera, e intanto dopo averla assemblata la inforniamo a 180 gradi per forno ventilato, 170 invece per forno statico, per circa una sessantina di minuti, e poi abbassiamo il forno per altri 15 minuti a 160 gradi per il forno ventilato e 150 invece per forno statico. E alla fine della cottura vi consiglio di farla rimanere all'interno del forno perlomeno per un'altra mezz'oretta, sempre a forno spento, in modo tale che si asciughi e incomincia per farla anche un pochino rapprendere. Ecco qua la nostra pastiera cotta, terminata e raffreddata. Nel frattempo ci ha raggiunti la nostra mascotte Domenica Pia, cioè mia figlia. E speriamo che vi è piaciuto il video, vi è piaciuta la ricetta, e noi vi auguriamo una buona e una serena Pasqua a tutti. State a casa, non vi muovete, perché così sconfiggeremo sto coronavirus. Nel frattempo un bacio a tutti e una buona Pasqua. Quindi buona Pasqua, mamma. Buona Pasqua, è stata a casa, non andate da nessuna parte. E dopo i sorrisi, gli auguri e le poesie dei nostri piccoli amici, in sottofondo non so se si è sentito, ma sono arrivati anche gli auguri del mio bimbo di 6 mesi con uno strillo molto potente. Io faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti voi che ci seguite e ci vediamo la prossima puntata. Ciao a tutti!